Buongiorno, per Notizie d'Abruzzo siamo a Pescara in compagnia di Sandra Santavenere, la neocandidata per Azione Politica. Allora, lei prima ha illustrato il suo programma, ce ne può parlare in sintesi? Allora, io penso che con questo movimento possiamo rimettere al centro il nostro Abruzzo, il nostro territorio, che è un territorio con molte potenzialità. E dobbiamo iniziare a stare con la gente, parlare con loro e capire quelli che sono effettivamente i problemi che ogni giorno sono costrette ad affrontare. La politica finora è stata troppo distante da questo modo di fare, quindi bisogna tornare a parlare e a risolvere le problematiche. Questo movimento vuole farlo insieme, infatti l'Abruzzo parte da noi ha questo significato, un lavoro di gruppo con competenza, perché l'Abruzzo è una risorsa per tutti gli abruzzesi e questa cosa è fondamentale. Noi pensiamo che arrivati a questo punto i partiti che si sono arroccati sulle logiche, che si sono messi diciamo distanti e che non capiscono effettivamente quelle che sono le esigenze, hanno portato a questo ovviamente a questa realtà, a questa crisi che noi oggi viviamo. E allora dobbiamo cercare tutti insieme di tornare ad essere anche umili, cioè a stare veramente sul territorio, perché solo così noi potremo cercare di capire e trovare soluzioni. Bene, lei ha ricordato anche un'esperienza passata in un governo del governo della città di Pescara come assessore nel centro-sinistra, poi questa è stata una parentesi che lei adesso insomma si ritrova in uno schieramento di centrodestra. Lei ha motivato e ci può spiegare anche per i nostri ascoltatori? Certo, benissimo, io sono uscita dall'amministrazione di centro-sinistra esattamente 2 anni fa e non sono uscita perché era la mia volontà, ma è stata volontà del mio partito. E questo ovviamente non esprime una diciamo cosa positiva, perché un partito democratico che caccia una persona eletta con 1083 preferenze ha mancato di rispetto non tanto nei confronti dell'eletta ma degli elettori, di quelle persone che hanno espresso con il loro voto di fiducia in quella persona. Un partito democratico che comunque non ha sollevato nessuna voce di difesa e che per 2 anni diciamo mi ha tenuta ben lontana, quindi era sua volontà tenermi lontana. Io pertanto in 2 anni sono stata ad ascoltare, ho osservato e oggi sono libera di fare la mia scelta e ripeto, ho accettato questa sfida perché ritengo che in Azione Politica venga sintetizzata un modus operandi, cioè quello di tornare a fare la politica con le persone e rispondendo a quelle che sono le esigenze, perché non è più possibile, le persone non ce la fanno e noi dobbiamo essere con loro. Bene, per concludere lei ha ringraziato il coordinatore regionale di Azione Politica Gianluca Zelli per questa opportunità. Cosa ci può dire di Zelli e di Azione Politica? Allora, io guardavo questo movimento perché comunque ho un'amicizia di anni con Berardino Fioriti, che è una persona che stimo tantissimo, e ovviamente diciamo, lui mi parlava di questo movimento, di questa voglia di iniziare un percorso nuovo, una sfida, quindi credo che sia coraggioso chiunque decida in una situazione di questo tipo, con uno scenario di partiti che sono sempre più chiusi, di iniziare un percorso nuovo in cui dobbiamo crederci, di lavorare però insieme. Perché se si va da soli non si va da nessuna parte. Allora quello che mi piace della persona è che mette in campo tutte le potenzialità e cerca di trovare negli altri competenze da mettere insieme, cioè creare la squadra, e questo è fondamentale. Quindi devo dire che è veramente coraggioso e da stimare una persona che vuole iniziare un percorso di questo tipo. Bene, ringraziamo Sandra Santavenere, candidata per Azione Politica alle prossime elezioni regionali del 10 febbraio. Grazie a lei, buon lavoro. Grazie a voi.